Ciao! Questo è un video letture che vi preannuncio già sarà lungo, lunghissimo, e quindi vi dico già preparatevi qualcosa da sgranocchiare, una tazza di tè, freddo o caldo a seconda di quello che preferite, oppure una tazza di, non so, una cioccolata calda, vedete voi. Perché una volta ero molto brava, perché mi preparavo fin nei minimi particolari i miei video letture, che sono sempre... Ovviamente, dovendo parlare di tante letture che ho fatto magari anche a distanza di diverso tempo, parlarne non è mai semplice, quindi mi prendo diversi appunti e li scorro nel corso del video per cercare di ricordare tutto quello che io vi devo dire, o comunque, se non tutto, almeno la maggior parte di quello che vorrei dirvi. Era molto bello quando io riuscivo a fare in questo modo. Nelle ultime settimane non sono stata altrettanto brava, di conseguenza ho qualche appunto, ho una lista di libri di cui vi devo parlare, non è che mi sono scritta tante cose, quindi il video sicuramente sarà lungo perché oltre ad avere un gran numero di libri di cui parlarvi, sarà pieno di pause in stile Adriano Celentano e magari perderò pezzi per strada, mi dimenticherò cose, tornerò indietro, insomma... Sono un po' così. Eventualmente il video lungo farà anche piacere a chi come me in questi giorni è in pratica isolato in casa con i bambini dal momento che le scuole sono chiuse fino a non si sa quando. Il periodo non è proprio dei più semplici per chi come me deve gestire appunto un bambino sempre in casa. Certo, cerchiamo di uscire per qualche passeggiata così, però insomma ci sono delle criticità e delle difficoltà. Nonostante io sia tra le persone fortunate che quindi non ha problemi lavorativi, per cui io sono a casa con la bambina che adesso sta giocando di là e mi auguro che riesca a giocare quanto più tempo in modo che io riesca a finire di girare questo video. Per tutte le altre persone che invece dovrebbero andare a lavorare ma hanno i figli a casa e quindi c'è questo fardello da portare, forza, sono sicura che prima o poi ne usciremo più forti di prima e io spero che comunque questo video vi possa aiutare anche per farvi passare un po' di tempo dal momento che io stessa sono fruitrice di video in questo periodo per cercare un attimino di svagarmi e passare un pochino il tempo. Vabbè, comunque passiamo subito a parlare di letture e iniziamo dalle graphic novel che solitamente non sono proprio così frequenti sul mio canale. Nell'ultimo periodo però ne ho lette diverse perché mi sto appassionando moltissimo al genere, un genere che ho scoperto tardissimo che però mi piace molto e mi sta regalando molte emozioni. E le graphic novel, sono tre le graphic novel che ho letto e di cui vi parlo nell'ultimo periodo, sono state hanno avuto tutte e tre una forza proprio dirompente. La prima di cui vi parlo è Mouse di Art Spiegelman, che è una graphic novel molto difficile da digerire. È difficilissimo parlarvi di Art Spiegelman, ve lo dico già subito, probabilmente non sarò all'altezza del volume, perché molto spesso quando si parla di libri, che cosa ci viene subito in mente? La prima cosa di getto che ci viene da dire: mi è piaciuto, non mi è piaciuto, è bello, è brutto. Io qui mi trovo veramente molto in difficoltà per definire una graphic novel come questa, che è indiscutibilmente un capolavoro, ma di cui sicuramente non si può attribuire l'aggettivo bello, brutto, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, perché io lo trovo veramente fuori contesto. È una graphic novel che proprio per l'argomento che tratta ti costringe molto spesso a interrompere la lettura, a fare, meno io molto spesso interrompevo, facevo dei sospiri e alzavo gli occhi al cielo e cercavo un sostegno, un respiro a quello che stavo leggendo, perché è sicuramente una testimonianza viva e pulsante al limite della faccia più oscura e terribile della storia.
Mi sono ritrovata a fine lettura un giorno che sono uscita di casa. Era una bellissima giornata di sole, era una giornata fredda invernale ma molto limpida, a ripensare a quello che avevo appena letto e a guardare il cielo e a dire dentro di me quanto fossi fortunata proprio per non aver vissuto quel momento storico e ad avere le libertà che comunque noi abbiamo, la libertà di poter scegliere di uscire di casa e andarci a prendere un caffè, a fare una passeggiata. Ovviamente è una vicenda biografica, Spiegelman sceglie di raccontare la storia di suo padre, Vladek, che è un ebreo polacco, sopravvissuto prima alle leggi razziali e poi ad Auschwitz, e intreccia questa storia con la sua vicenda di autore, che deve venire a patti con il vissuto di questo genitore. E per raccontare la vicenda appunto del padre, egli sceglie proprio la veste della graphic novel. Una graphic novel che è allegorica, perché le diverse popolazioni sono rappresentate dagli animali, come ben tutti saprete e come si può vedere dalla copertina. Gli ebrei infatti sono dei topi, che in tedesco si dice appunto Maus, i nazisti sono dei gatti, i francesi sono delle rane e così via. E la narrazione viene spogliata in questo modo dell'individualismo del personaggio, perché alla fine comunque i volti dei personaggi sono in pratica tutti uguali, ma secondo me facendo questa scelta è la scelta vincente, perché al lettore arriva proprio la dimensione tragica e terribile del racconto con una potenza che ti travolge come se fosse un treno in corsa. Si mette anche l'accento allora sulla difficoltà che ha Arte di venire a patti con questo genitore, che è una persona profondamente cambiata dalla sua esperienza durante la Seconda Guerra Mondiale, perché Vladek è uscito dal campo di concentramento, ma è uscito in modo che lo ha fatto diventare un uomo completamente diverso da quello che lui era prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. È un uomo con cui è molto difficile andare d'accordo, che fa economia su tutto, continua a razionare il cibo, raccoglie ad esempio pezzetti di rame, suppellettili che sono apparentemente inutili, li raccoglie per strada e li porta a casa, non vuole buttare via niente, è tirchio in una maniera esasperante, ma tutto questo lui lo fa perché appunto è un retaggio che gli è rimasto dentro dall'esperienza del campo di concentramento. E lo stesso Spiegelman è messo molto in difficoltà, non solo appunto dall'avere un genitore così difficile con cui convivere. Secondo me Spiegelman si sente anche molto inadeguato a quello che è successo al padre, come se si sentisse in colpa per non aver vissuto, ma per avere avuto la vita agiata che ha avuto a scapito dei genitori. E la parte che più mi ha colpito tutto di questa graphic novel, ma in particolare all'interno della graphic novel c'è una parte, c'è un inserto in cui Spiegelman introduce un fumetto che aveva scritto molto tempo prima, dai toni veramente oscuri, in cui lui racconta le sue difficoltà di persona che ha dovuto anche essere ricoverata in un ospedale psichiatrico per un certo periodo di tempo, e ripercorre questo periodo nel quale la madre poi si suicidò. È molto oscuro questo passaggio, però fa capire proprio come le vicende legate al campo di concentramento, a coloro che hanno vissuto in questa realtà terribile, abbiano poi portato avanti, nonostante la guerra fosse finita e tutto sembrasse tornato alla normalità, le vite di queste persone non ne furono mai più le stesse, e di conseguenza questa vicenda ricadde poi sul vissuto delle persone che vennero dopo di loro, sui loro figli e sui loro familiari. Mi trovo che Maus credo che sia una graphic novel dall'importanza veramente gigantesca e che tutti dovrebbero leggere, se non altro per il dovere morale. È difficile, io faccio sempre molta fatica a parlare di questi
di questi argomenti, perché mi toccano sempre nel profondo e quasi sento un dolore fisico quando leggo queste cose. Però è importantissimo, secondo me dovrebbe essere letto dai giovani, perché è importante che le nuove generazioni sappiano che cosa è successo, prendano coscienza appunto di quello che i loro nonni e bisnonni ormai abbiano vissuto, e in generale è importante che un avvenimento come la Shoah non venga ripetuto, ed è importante perché appunto per questo le nuove generazioni sappiano quello che è successo. Seconda graphic novel è 5, è il numero perfetto, edita Coconino Press di Igort, che sinceramente non ha bisogno di presentazioni perché Igort è un grandissimo fumettista italiano, fondatore di Coconino Press, fondatore di Oblomov Edizioni e anche regista, perché da questa graphic novel ha tratto il film omonimo con protagonista Tony Servillo, che è stato presentato anche allo scorso Festival del Cinema di Venezia. Racconta di un killer della Camorra in pensione, che decide di vendicarsi e tornare in pista dopo che viene ucciso l'amatissimo figlio in un agguato. È una graphic novel crepuscolare e profondamente noir, che ha costituito un punto di rottura per quanto riguarda il fumetto italiano, perché allora uscito mi sembra all'inizio degli anni 2000, dovrebbe essere del 2002, adesso non mi sono segnata l'anno, ha fornito una pista di lancio per la graphic novel italiana e ha mostrato che il noir non deve necessariamente essere ambientato negli Stati Uniti per fare centro, ma può anche essere ambientato in Italia. E poi sceglie, dal punto di vista grafico, Igort sceglie di raccontare la sua storia con essenzialmente tre colori: il bianco, il nero e l'azzurro, e fa centro. Adesso vi faccio vedere solamente una pagina, spero che io riesca a farvela vedere senza fornirvi degli spoiler, ma questi tre colori e la vicenda, che è molto scarna nella sua definizione, nel suo tratto, forniscono veramente una chiave di lettura diversa e nuova, e un nuovo inizio. Secondo me è proprio da titoli come questo che poi è deflagrato il fenomeno graphic novel in Italia, ed è diventato, si è ingigantito sempre più, ed è diventato il fenomeno che appunto ha assunto oggi, e tale per cui anche io, che pensavo di non essere una persona che amava i fumetti o le graphic novel, sono arrivata anche io a questa forma grafica che mi permette di leggere cose che non avevo mai letto prima, con esiti veramente altissimi. E continuando a parlare di graphic novel con esiti altissimi, arrivo a parlare di Non stancarti di andare di Teresa Radice e Stefano Turconi, che non ho perché avevo preso in biblioteca e l'ho letto, eravamo ancora nel 2019, quindi apparirà qui la miniatura, che con rammarico appunto ho dovuto restituire, che io credo che sia un capolavoro per questi due autori, che mi stanno appassionando sempre di più. Io li ammiro tantissimo e sto cercando di recuperare tutto quanto hanno scritto e disegnato. Questo titolo non è un titolo semplicissimo, è un titolo che non si legge, solitamente una graphic novel si legge veramente molto in fretta, perché la inizio al mattino e la sera l'ho già finita. Con Non stancarti di andare le cose non sono andate esattamente così, perché oltre alla mole c'è anche un carico psicologico molto, molto pesante, quasi, non voglio compararlo con quello di Maus, ma secondo me comunque ci siamo vicini. Auguriamoci che la videocamera non mi si spenga più così d'un tratto, perché poi perdo il filo del discorso e non ne usciamo più. Dicevo che Non stancarti di andare è una graphic novel che va presa a piccoli sorsi, a differenza di Maus, che nonostante abbia un argomento molto pesante, ma si legge in modo molto veloce, quando lo prendi in mano non riesci più a metterlo giù. Con stancarti di andare non è andata esattamente così, perché io dovevo prenderne un capitolo ogni giorno a piccole dosi,
però comunque è stata una graphic novel, credo, tra le più belle del 2019. E più andavo avanti, e più mi sembrava che questa graphic novel si avvicinasse, potesse essere paragonata a quelle caramelline gommose colorate che assomigliano tanto alle caramelle di Harry Potter, le caramelle tutti gusti più uno. In pratica, perché è una graphic novel che è piena zeppa di tematiche. Forse qualcuno può dire che ce ne sono anche troppe. Per me non sono state troppe, perché sono trattate tutte in modo talmente tanto puntuale, delicato e preciso, che alla fine ciò che potrebbe costituire un difetto è il suo punto di forza. Si parla veramente di tante tematiche. Il punto centrale della narrazione ovviamente sono i personaggi di Iris, innamorata di Ismail, originario della Siria, che torna nel suo paese d'origine e ha tantissime difficoltà a tornare poi in Italia, perché proprio nel momento in cui Ismail è tornato nel suo paese d'origine sono scoppiati i combattimenti e la guerra civile. Quindi si parla proprio della difficoltà di Ismail a tornare in Italia, e di conseguenza si parla delle migrazioni, si parla di tutte le difficoltà che queste persone che vogliono fuggire da un paese in guerra devono affrontare per tornare oppure raggiungere paesi europei che potrebbero dargli una stabilità. Nello stesso momento Iris è incinta, quindi si trova ad affrontare la maternità da sola, e la sua maternità si lega alle vicende della madre, che è una madre molto eccentrica, che è originaria di italiani che però si erano trasferiti a vivere in Argentina, e quindi si parla anche della guerra civile argentina, della vicenda dei desaparecidos. Quindi capirete che ci sono veramente tante tematiche. Si tratta anche, si tocca anche il tema della religione, perché c'è una figura importantissima per lo sviluppo della storia d'amore di Iris e Ismail, che ricalca da vicino la vicenda di padre Dall'Olio, che sarebbe quel gesuita italiano che in Siria fondò un monastero e che predicava l'interreligiosità, l'importanza delle religioni, di andare d'accordo, dei credi religiosi, di mettersi uno di fianco all'altro e andare più d'accordo possibile, che è sparito in Siria da diversi anni e di cui non si sa più il destino. Può sembrare tutto troppo insieme, ma come vi dicevo è così ben congegnato, e gli argomenti si amalgamano in un fluire talmente tanto compatto, che quello che ne risulta alla fine è un inno alla vita. Il messaggio è che bisogna credere nel futuro, nell'amore, nel prossimo. È una lettura densa, emozionante, che quasi stordisce, ma alla fine che poi si sedimenta nel cuore del lettore e non se ne va più. Andiamo invece adesso a parlare di romanzi, degli ultimi romanzi che ho letto, e comincerò con i gialli. Era da un sacco, da anni, pensavo di aver superato la fase in cui leggevo gialli. C'è stata proprio una fase nella mia vita, nell'adolescenza, in cui ne leggevo tantissimi e mi rivolgevo solo a quel genere per trovare le letture da fare. Le avevo accantonate da un po', complice alcuni progetti di persone che ammiro molto su Instagram, ho ricominciato a leggere gialli. In particolare cominciamo da questo titolo, che è La verità sul caso di Dickens, Fruttero e Lucentini, che ho letto grazie al gruppo di lettura di Marco e Davide, Radical Ginger, insieme a Stefania di Libri come il Pane, e che è stata una lettura ma fantastica e meravigliosa. Devo ringraziare loro, perché probabilmente senza quel gruppo di lettura non mi sarei mai avvicinata a questo titolo, che nemmeno sapevo esistesse. Questo è un'opera veramente molto particolare, perché non è un romanzo unico, ma all'interno ne contiene due, e adesso mi spiego meglio. Voi capirete dagli autori che gli autori non sono solamente
i due grandi giallisti Fruttero e Lucentini. Tra gli autori figura anche Dickens, e questo perché all'interno di questo romanzo voi troverete per intero il mistero di Edwin Drood di Dickens. In tal modo io mi sono ritrovata un po', mi è entrato così dalla finestra Dickens, che pensavo di non leggere a breve, e in realtà mi sono ritrovata appunto a leggere questo romanzo, che è il romanzo incompiuto di Dickens, perché Dickens venne a mancare per un colpo apoplettico proprio mentre lo stava scrivendo. Di conseguenza dal momento in cui questo romanzo venne dato alle stampe senza la sua conclusione, tantissimi esperti si sono messi in campo, hanno cominciato a studiare per cercare di capire quale poteva essere il finale del romanzo, ed è proprio questo il punto, il fulcro da cui parte il racconto della vicenda, perché viene organizzato un convegno da alcuni miliardari giapponesi per fare in modo che alcune opere lasciate incompiute, sia opere musicali che opere letterarie, vengano portate a termine. In questo convegno, che si tiene a Roma, in un albergo, l'albergo Urbi e Torbi, convogliano tantissime persone, eminenti, esperti, e in particolare quello che a noi interessa è la sezione, la sala dove si trovano tutte le persone che sono addette a risolvere il mistero appunto di Edwin Drood. Tra queste persone si annoverano i detective più famosi della letteratura mondiale. Si passa da Poirot fino ad arrivare a Il Rospo, che è un personaggio di Thomas De Quincey, passando poi per un carabiniere, poi ci sono Philip Marlowe. Voi pensate a tutti i detective della letteratura, c'è Dupin, il personaggio di Edgar Allan Poe, pensate a tutti i detective della letteratura ed esperti vari di trame appunto gialle, che si ritrovano appunto in questa stanza per cercare di risolvere questo mistero. E quindi la narrazione si intreccia, le ipotesi che appunto i detective fanno via via si intrecciano con la narrazione di Dickens, quindi il lettore legge allo stesso tempo quello che succede ai detective appunto in questa sala, e nello stesso tempo appunto si legge il romanzo incompiuto di Dickens. Quello che ne esce è un ibrido che fa molto pensare da vicino a certi oggetti postmodernisti, per cui un romanzo dell'Ottocento viene preso, viene rielaborato per renderlo vicino ad un gusto contemporaneo. Mi vengono in mente ad esempio Il grande mare dei Sargassi, che prendeva in prestito certi personaggi di Jane Eyre e gli dava nuova vita. Quello che arriva a noi è innanzitutto l'idea che molto probabilmente Dickens sentisse una profonda gelosia verso il suo collega e amico e rivale Wilkie Collins, e quindi che probabilmente, mettendosi a scrivere un mystery come Il mistero di Edwin Drood, si sia voluto mettere sullo stesso piano appunto del suo amico e rivale, ma secondo me, almeno per quanto mi riguarda, non raggiungendo gli stessi risultati di Wilkie Collins, perché la narrazione di Dickens almeno inizialmente è molto difficoltosa per lo stile appunto dell'autore, ma anche perché Dickens continua a narrare in modo molto prolisso, parlandoci di personaggi diversissimi tra loro, non arrivando mai al punto focale della narrazione, che è appunto il mistero. Quando poi ci arriva, però, succede qualcosa appunto nella vita di Dickens vera, per cui il mistero non verrà mai risolto. Ci sono tutte le caratteristiche quindi di Dickens, e la principale secondo me è quella di creare dei personaggi indimenticabili e molto sarcastici. Mi viene in mente ad esempio la madre di un personaggio che viene definita la bambolina di porcellana. È un personaggio
particolare, ma come sono tantissimi personaggi del romanzo di Dickens. Allo stesso tempo io ho come sentito se questa narrazione dell'autore fosse una narrazione un po' stanca, che forse rifletteva certe problematiche dello stesso autore che era molto avanti negli anni. D'altro canto, i personaggi di Fruttero e Lucentini, che appartengono ad una tradizione letteraria che non è degli autori, ma attinge appunto alla tradizione del giallo, ecco, questi personaggi sono veramente molto centrati. In particolare, sul finale, Poirot fa una sua disamina del caso di Edwin Drood e di conseguenza del romanzo di Dickens. E quello che è più significativo e fa rimanere più colpiti è che non c'è veramente nessuna differenza nella voce di Fruttero e Lucentini nell'esporre le teorie di Poirot, non c'è nessuna differenza tra quello che raccontano Fruttero e Lucentini e un romanzo di Agatha Christie. Sembra proprio di sentire parlare lo stesso Poirot, e questo fa rimanere veramente senza parole. Di conseguenza non è un romanzo semplice, perché si attorciglia, no, su narrazioni a più livelli e più stratificate, però io credo che sia veramente un punto altissimo letterario, di letteratura, e quindi io non posso che ringraziare questo gruppo di lettura che mi ha fatto conoscere questo libro, che veramente non avrei mai letto senza questo gruppo di letture, che invece è stato un romanzo che ha segnato almeno il mio inizio 2020 di letture. Rimaniamo in tema di letture gialle e continuiamo anche a parlare appunto di Marco e Davide, dei Re di Colginge, che mi hanno coinvolto quest'anno. L'anno scorso ero stata un po' reticente perché avevo altri impegni, non avevo partecipato alla Read Christie. Quest'anno invece mi sono posta come obiettivo proprio quello di partecipare, non dico tutti i mesi, ma ogni volta che potrò. Al momento sto reggendo e ho letto sia un romanzo appunto della Christie in gennaio che un altro appunto in febbraio. Quello di gennaio, che vi chiedeva di leggere un romanzo che avesse cambiato la vita ad Agatha Christie, e la mia scelta è stata Poirot a Style Court, ovvero il primo romanzo pubblicato dalla Christie con protagonista proprio Poirot nel 1920. Quindi quest'anno ricorre anche il centenario della pubblicazione del primo romanzo della Christie. È un romanzo che rispetta tutti i canoni gialli dell'autrice. Hastings, che è un personaggio tipico ricorrente nell'autrice, viene congedato dalla Prima Guerra Mondiale per un infortunio e si trova ad alloggiare presso alcuni amici in una magione di campagna, appunto Style Court, e qui avviene un delitto. La matrona di casa viene trovata uccisa nella sua camera da letto, e è il delitto della stanza chiusa, perché ovviamente la stanza era chiusa dall'interno e non si sa appunto chi l'abbia uccisa, e probabilmente l'assassino è tra i familiari o comunque tra coloro che frequentano la villa. Per un caso fortuito, appunto, nella cittadina dove si trova Hastings, dove è accaduto il delitto, c'è Poirot, e ci viene presentato un Poirot che fin dall'inizio è molto, molto centrato. È come se non risentisse appunto del fatto che sia alle prime armi e a tutti gli stilemi tipici di quell'autore. Non si sente assolutamente, non si ha l'impressione che sia l'opera prima della Christie, ma è un romanzo che si legge veramente molto in fretta e molto tiene molta compagnia, di intrattenimento puro. E io, leggendo quel romanzo, mi sono ritrovata proprio come mi sono ritrovata un po' indietro nel tempo, come quando leggevo questi romanzi da ragazzina e non riuscivo a staccarmi dalle pagine fino a quando non avevo letto e avevo saputo chi fosse l'assassino. E come all'epoca io non ci capisco niente di quello che succede, perché anche se ho il colpevole sotto gli occhi e la crisi
questi mi dissemina lungo le pagine tanti indizi per farmi capire, alla fine io resto sempre a bocca aperta, nonostante dovrei essere una lettrice sgamata di gialli, perché ne ho letti tantissimi. Niente, Agatha Christie, come all'epoca, come quando ero una ragazzina, mi lascia sempre a bocca aperta. La tappa di febbraio invece della Christie richiedeva di leggere un romanzo che fosse particolarmente amato da Agatha Christie, e io ho scelto di leggere Nella mia fine è il mio principio. In questo volume dei classici Mondadori, uscito diversi anni fa, era uscito in edicola, facevano parte di questa collana circa 20 volumi. Io devo averne la metà, un po' sparsi tra casa mia e casa dei miei genitori. Questo volume ne contiene 4. Contiene il celeberrimo 10 piccoli indiani, Verso l'ora zero, Le due verità, che io ho anche nella versione appunto singola dei classici Mondadori degli anni 80-90, e poi proprio Nella mia fine, il mio principio, che è un romanzo che mi è piaciuto tantissimo a livello dell'altro di cui vi ho appena parlato. È un po' diverso rispetto alla solita produzione della Christie, perché qui non troviamo traccia dei suoi celeberrimi detective, ed è un oggetto molto diverso dalla solita produzione, anche per come è costruito il giallo ed è costruito il mistero. La storia ruota tutto attorno ad un campo, ad un terreno molto, molto grande, su cui sorge una casa in un avanzato stato di sfacelo, che avrebbe bisogno di una ristrutturazione e che è oggetto di un'asta. Questa casa e questo terreno appunto sono andati all'asta, e di questo terreno e della casa che ci si potrebbe costruire ristrutturando appunto quella in disfacimento, si interessa un giovane uomo, il protagonista, che è una persona un po' superficiale, dedita a tanti lavori che prende e poi lascia. Si innamora di questo terreno e comincia a sognare di poterlo comprare all'asta e costruirvi una magione, una villa bellissima, grazie anche al fatto che conosce un architetto molto originale, che gli potrebbe costruire, progettare una casa meravigliosa. Sul suo cammino, interessata al terreno, lui incontra una ragazza che solo in un secondo momento scopre poi essere una miliardaria americana e che per una serie di coincidenze si trova in Inghilterra. I due si innamorano e lei, come regalo appunto al suo innamorato, regala questo terreno e di conseguenza la casa che viene costruita su di esso. Quello che però loro sanno, ma che vogliono volutamente ignorare, è il fatto che su quel terreno penda una maledizione degli zingari, ovvero gli zingari, alcuni di quali abitano nel paese vicino al terreno, continuano a dire che nessuno deve abitare in quel posto perché è maledetto. Ecco, e i due giovani si innamorano, la casa viene costruita e alla fine loro vanno ad abitare qui, ma su di loro continua a pendere questa maledizione. Come vi dicevo, è un oggetto molto diverso rispetto a quello che noi ci aspetteremo di trovare in un romanzo della Christie, e forse anche per questo che l'autrice lo amava così tanto, perché rompe un po' i canoni a cui l'autrice ci ha abituati. Ella si concentra per 2/3 della narrazione sulla vicenda amorosa di due ragazzi che si conoscono, si innamorano e sono osseggiati dalle relative famiglie. In particolare la famiglia della giovane miliardaria osteggia dal primo giorno questo matrimonio con un ragazzo che in pratica è uno spiantato. Quindi concentrandoci sulla vicenda sentimentale, la Christie ci fa dimenticare temporaneamente qual è il genere di cui lei scrive, ovvero il mystery e il giallo. E la vicenda gialla dell'uccisione di un personaggio e poi della risoluzione del delitto avviene proprio
nelle ultime pagine, nell'ultimo terzo di racconto, e lascia un po' spiazzati a questo punto, e il mistero si risolve anche altrettanto velocemente, ma questo essere veloce non significa che comunque ci siano delle parti che vengono lasciate in sospeso, no, tutto è congegnato fino ai minimi dettagli e lascia anche il lettore così col fiato sospeso e un po' spiazzato. Io l'ho trovato veramente un romanzo meraviglioso, non credo di averlo letto appunto da ragazzina perché ne avevo letti una marea, ma direi che questo non l'avessi letto e mi ha lasciato veramente piacevolmente sorpresa. Devo ammettere che i romanzi di questo tipo, in cui non compaiono né Poirot né Miss Marple, quindi i tipici personaggi di Agatha Christie, non so perché sono sempre stati i miei preferiti, forse perché uscivano proprio dai canoni classici dell'autrice, e confermo questa opinione che già avevo quando non ero una lettrice così, così sgamata. Ditemi un po', adesso ce lo vogliamo buttare in mezzo dopo tanti libri belli di cui vi ho parlato, come se fossero dei capolavori e libri che assolutamente dovreste leggere? Ce lo vogliamo buttare in mezzo un libro brutto, un libro a tratti imbarazzante, che però ha avuto esiti anche più imbarazzanti? Il libro in questione è Luna Nera, Le Città Invisibili di Tiziana Triana, edito Sonzogno, libro che fortunatamente ho recuperato solamente in ebook e non in cartaceo, così come avevo pensato di fare, altrimenti mi sarebbe rimasto sul groppone perché avrei voluto disfarmene nel più breve tempo possibile. È un libro da cui mi aspettavo tanto, ma che veramente si è rivelato qualcosa di terribile, è terribile. Lo stile e lo svolgimento sono per me elementari, ingenui e anche semplici. Ed è un peccato perché se fosse stato scritto meglio la storia sarebbe anche stata interessante. La storia è quella di Ade che vive in una capanna col fratello, fa la levatrice come la sua nonna. Un bel giorno la neonata che ha appena fatto nascere muore, probabilmente perché c'era un problema comunque con la nascitura, muore, e la ragazzina viene accusata di stregoneria, fugge in un bosco e trova rifugio presso una casa immersa nel bosco, presso un gruppo di donne che hanno molte caratteristiche in comune con lei. La storia sarebbe anche stata bella, le tematiche altrettanto interessanti, perché si parla di streghe, di oscurantismo, di inquisizione, si tratta il tema dei benandanti, questa figura di esercito armato della Chiesa che aiutava nelle campagne i sacerdoti e i religiosi a scoprire quelle che al tempo venivano considerate pratiche eretiche e anche le streghe. Quindi cioè, tratta tematiche, le tematiche sarebbero anche state interessanti. Il problema che non c'è un approfondimento psicologico vero e proprio dei personaggi. Cioè questi personaggi molto spesso i benandanti, la casa delle appunto le città invisibili dove Ade trova rifugio, tutti questi personaggi rimangono così, uno sciame di personaggi senza forma, molto spesso vengono descritti, è un nome che li qualifica, il nome. Noi diamo il nome per cercare di capire, di destreggiarci tra tutti questi personaggi e cercare di capire chi sono e quali sono le loro caratteristiche. Cioè, rendiamoci conto. Ci sono degli evidenti buchi di trama. Vengono raccontate delle cose, no? Ma vengono raccontate così. Ad esempio, Ade ad un certo punto fa nascere un fa partorire
adesso non mi ricordo che animale fosse, ma mi sembra che fosse un cerviatto, cioè una cerviatta incinta. Ade interviene, nonostante appunto sia un'allevatrice, non un veterinario, e fa nascere questo animale, questo piccolo di cerviatto. Sì. Cioè, avete presente le frasi che può scrivere mia figlia alle elementari, tipo pensierino? Ade esce in cortile, trova un cerviatto e lo fa partorire. Boh, fine. Questa è la descrizione, ma così è un esempio. Ci possono essere tantissimi altri esempi. No, ecco, ho trovato qua l'appunto. Era una cerva che Ade fa partorire. Ma la stessa casa delle città invisibili fondata dal personaggio di Tebe, che sarebbe un personaggio anche molto interessante. Come viene fondata? Sappiamo che Tebe prima viveva a Roma, poi si trasferisce in questo bosco che si trova vicino a Roma, ma quando ha inizio questa formazione di questo gruppo di donne, non ci è dato sapere. E poi un'altra cosa che dà veramente fastidio. Allora, io vi chiedo, autori, veramente basta chiamare le vostre protagoniste con un diminutivo, perché Ade si chiama Adelaide, ma ovviamente tutti la chiamano Ade, che mi ha ricordato ovviamente Isabella, che tutti chiamavano Bella di Twilight, ma anche basta con questo espediente narrativo. Ma cioè, volete chiamare il vostro personaggio Ade? Chiamalo Ade, lo chiamiamo Ade. Non ha nessun nome, non ha nessun nome più importante, ma è questo. E poi altro problema che non si capisce in che epoca siamo. Io mi sono confrontata perché nello stesso momento in cui lo stavo leggendo io, lo stava leggendo anche un'amica con cui molto spesso condivido le letture, e mi sono confrontata con lei e gli ho detto: ma tu capisci in che epoca storica siamo? Perché io capisco che siamo, cioè, non so, un'ambientazione medievaleggiante, non so, rinascimentale, ma non c'è niente fino ad un certo punto. Ad un certo punto viene, cioè io capisco in che epoca siamo perché ok, c'è l'Inquisizione ad un certo punto, ma almeno inizialmente è veramente difficile capire raccapezzarsi nel periodo storico, perché a me ricorreva appunto il Medioevo, però dicevo no, non può essere Medioevo perché c'è l'Inquisizione. Insomma, alla fine c'è il nome di un papa, e io sono andata a cercarmi su Wikipedia a quando risalisse questo papa, e ho capito che eravamo all'inizio del 1600. Ok, insomma, io vi dico, è un libro che direi proprio di lasciar perdere. Mentre leggevo, perché poi nel finale diventa anche abbastanza incalzante la narrazione, anche se incalzante è un aggettivo proprio regalato a questo libro. Non so, mi sono chiesta, vado avanti nella lettura quando uscirà la nuova serie? Sinceramente, a questo punto non lo so. Mi ero ripromesso, ho detto vabbè, dal momento che è uscita la serie su Netflix, magari mi guardo solamente la serie, perché non può essere peggio del libro. Avranno ben preso le cose più pregnanti e importanti di questo titolo e avranno creato qualcosa di meglio, perché non è che ci volesse molto. No, non è così. Non è così perché la serie probabilmente è peggio, perché mette proprio in luce il fatto che se noi vogliamo, ci impegniamo e magari anche con un certo budget, eventualmente magari qua il budget non c'era neanche, ma comunque se noi riusciamo ad impegnarci, riusciamo ad arrivare a produzioni come L'Amica Geniale, che io credo che sia una delle produzioni italiane più belle di sempre, e quindi noi sappiamo fare le serie televisive. Quindi il fatto che questa Luna Nera sia così brutta, peggio del libro, io pensavo veramente che non potessero fare peggio, ma lo hanno fatto. Attori di stampo teatrale che non riescono ad uscire dal loro inquadramento teatrale, ma che continuano a parlare in modo talmente tanto impostato che, cioè, sono veramente patetici e recitano malissimo. Attori, probabilmente, almeno quelli teatrali, hanno questa impostazione che, oh, sembra quasi un fotoromanzo.
i giovani che probabilmente sono appena usciti dalle accademie di arte drammatica e si sente proprio questo loro inesperienza. Insomma, alla fine questo è un guazzabuglio di cose assurde, allucinanti. Io vi direi di lasciar perdere tutto, non credo che continuerò nella lettura, nella visione, perché c'è troppo poco tempo. La vita è veramente troppo breve e io non ho tempo da perdere dietro a ste cose qua fatte coi piedi, fatte male, quindi niente. Non leggete Luna Nera, non guardatevi nemmeno la serie TV, guardate altro. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Gli ultimi due romanzi di cui vi parlo fanno parte della letteratura italiana contemporanea. Il primo, Le città invisibili di Calvino, è stato un titolo che ho dovuto leggere per il gruppo di lettura in biblioteca, il mio amato gruppo di lettura in biblioteca, che non so, con questa situazione in cui ci troviamo a vivere, continuerà, sarebbe andata avanti ipoteticamente fino ad aprile. Mi auguro che appena la situazione si sia normalizzata noi riprenderemo, perché sono state incontri che mi hanno veramente molto arricchito, anche nel caso in cui, come questo Le città invisibili, si tratti di un titolo che a me sinceramente non è piaciuto, ma perché probabilmente Calvino non è l'autore che fa per me. Io ormai, dopo aver letto questo titolo, dopo aver letto la trilogia degli antenati, che non mi era piaciuta, direi proprio che probabilmente non lo capisco, non fa per me, ecco. Nonostante questo, durante la discussione, la discussione mi è piaciuta moltissimo sulle città invisibili, perché mi ha permesso anche di riflettere su questo titolo e capire quali sono le mie mancanze. Io vi dico che il problema di questo testo è che è un testo molto analitico e descrittivo, è praticamente una sperimentazione dell'autore che si mette proprio a tavolino, cercando di creare una narrazione che sia quasi, che abbia un impianto quasi geometrico nel descrivere queste città. E la premessa è che Marco Polo si trova presso Kublai Khan, l'imperatore dei Tartari, e gli descrive le città che Marco Polo ha visitato, le città che fanno parte dell'impero del Khan, che però il Khan non ha mai visto e che invece Marco Polo ha visitato. Quindi, uscita da questa discussione, io ne capisco il valore artistico. Il problema è che questo testo così onirico e essenzialmente solo descrittivo cerca di dirmi qualcosa che però io non riesco a capire, non riesco a capire. Mi è piaciuto moltissimo, però, ovviamente all'interno di un titolo che non mi ha fatto impazzire, quindi il mio bellissimo, vabbè, mi è piaciuto molto la sua costruzione, quasi come fosse un libro game, perché mentre leggevo di queste città, io le città erano divise per, oltre che per capitoli, anche per tematica, non so, le città della memoria, le città e gli occhi e così via. Quindi io potevo scegliere di leggere il libro da un punto di vista cronologico, come ho fatto sfogliando le pagine, ma potevo anche scegliere di leggere solo una categoria, quindi città che avessero le stesse caratteristiche. Poi ci sono state delle riflessioni sul senso del viaggiare che mi sono piaciute molto, perché ad un certo punto Marco racconta che, innanzitutto Marco racconta queste città al Khan attraverso la gestualità, perché in un primo momento Marco Polo non conosce la lingua del Khan e di conseguenza per riuscire a farsi capire i due si capiscono a gesti. Ecco, questo loro rapporto basato appunto solamente sui gesti è una delle parti che mi sono rimaste più in mente, e mi è rimasta in mente anche l'idea del viaggio e l'idea che il viaggio sia qualcosa che cambia il viaggiatore e lo fa
essere diverso, una persona diversa rispetto a quella che sarebbe stata se invece non avesse viaggiato e avesse fatto altre esperienze. Un'altra cosa molto bella è il momento in cui il Khan dice a Marco Polo che probabilmente le città che lui sta descrivendo sono un caleidoscopio attraverso cui Marco Polo descrive la sua città d'origine, ovvero Venezia. Ovviamente sono tutte città di fantasia, alcune veramente molto suggestive e molto belle. Quelle che a me sono piaciute di più sono state quelle che erano un po' legate, che avevano degli elementi fantasy, perché è un filone letterario che a me piace moltissimo, come la città fatta tutta di tubature e sospesa sull'acqua, in cui probabilmente vivono driadi, fauni e personaggi fantastici, oppure la città sospesa nel cielo che è invisibile dalla terra. Quindi ci sono certe descrizioni di città che mi hanno colpito moltissimo, ma più che la descrizione del libro in sé è l'idea della discussione che ne è nata, che a me è piaciuta molto e che mi ha reso Calvino un po' più simpatico, anche se, come vi ripeto, non è l'autore che fa per me. L'ultimo libro invece di cui vi parlo, e così siamo arrivati quasi alla fine, incredibile, è Il segreto del bosco vecchio di Buzzati. Sto piano piano recuperando quest'autore di cui, mea culpa, non avevo ancora mai letto niente. Sono decisa a continuare a leggere altro dell'autore. Sono partita dai titoli più legati all'infanzia, perché sul finire del 2019 avevo letto la famosa invasione degli orsi in Sicilia e ho continuato poi con questo altro titolo per ragazzi che mi è piaciuto moltissimo, nonostante appunto abbia un target diverso rispetto alla letteratura adulta. Infatti adesso sono anche molto curiosa di scoprire com'è il Buzzati che scrive invece per gli adulti. La storia è quella di un'antica proprietà che comprende un bosco vecchio, un bosco molto antico, che alla morte del suo proprietario viene divisa tra due eredi: un giovane ragazzo e un militare in pensione molto arcigno, malvagio quasi, che farà di tutto per impadronirsi anche della proprietà del ragazzo. E quello che mi è piaciuto moltissimo di questo racconto è che tutto avesse una voce, tutto fosse animato. Dal vento, ad esempio il temuto vento Matteo, agli spiriti che vivono nel bosco vecchio, agli animali, tutto ha una voce, è animato di quasi come se appunto fosse una fiaba dai tratti molto moderni e che collega questo libro per ragazzi a tematiche tipiche dell'autore. Sono andata ovviamente a cercarmi qualche informazione e i temi che si trovano in questo romanzo si trovano poi anche nella sua produzione più adulta, come il destino. Tutti noi abbiamo un destino legato allo scorrere del tempo. E quindi crescendo noi vediamo questo destino compiersi e andiamo incontro ineluttabilmente verso di esso. E poi c'è il passaggio rappresentato appunto dal personaggio del ragazzo giovane, il passaggio dall'infanzia all'età adulta, dall'innocenza appunto di questa età infantile che lo porta a credere a qualsiasi cosa e poi crescendo a capire che non tutte le persone, non tutti gli elementi che fanno parte della nostra vita sono elementi e persone che comunque ci fanno bene. In questo romanzo c'è una grande importanza che viene data alla natura, come vi dicevo, una natura che si muove, è viva ed è anche molto bello il fatto che ci sia sempre spazio per la redenzione dei personaggi nel qual caso questi personaggi cadano, ma si possono redimere in qualche modo considerando appunto il loro percorso, facendo una riflessione su quali sono stati i loro sbagli e possono tornare sul loro cammino e
rinsavire e dare un nuovo corso alla loro esistenza. E, insomma, è un libro molto delicato, una storia particolare, che però mi è piaciuta veramente moltissimo. Ecco, in questo modo si concludono le mie letture dell'ultimo periodo. Mi piacerebbe che, insomma, ci scambiassimo qualche commento, qualche punto di vista nei commenti, ma non so neanche più parlare, ormai sono talmente stanca, è tantissimo che sono qua che parlo. Insomma, mi piacerebbe che ci scambiassimo qualche opinione, come al solito, nei commenti sotto al video. Mi auguro di avervi tenuto un po' di compagnia in questo periodo abbastanza particolare delle nostre vite, e mi auguro anche che ci vedremo al più presto. Ciao!